questa storia. Ma tutto è frutto così di una quasi casualità, diciamo. Un collega che è qui presente, tra l'altro, mi dà il gancio relativamente all'ispettore, anche se non è ancora chiaro quale sia la questione, no? E io vado a informarmi un po', riesco anche a rintracciare il modo per contattarlo, insomma, lì per lì i contatti avvengono in modo molto prudente, addirittura via posta per evitare, io temevo, forme di intercettazione, eccetera. Poi ci incontriamo, mi dà un'ottima impressione di persona precisa e quindi non di visione, del Ma Giuseppe, in che visionario. periodo siamo? Quest'estate io l'ho incontrato, siamo incontrati, non so se il 2 agosto, l'1 o il 2 agosto. Io mi ero già congedato Io il 31 di agosto avevo già da 2 finito il libro. agosto, è una data interessante. Sì, E succede che ci si incontra, lui mi racconta la sua versione dei fatti, che mi convince molto, e di fatto sembra molto lontano da questa, diciamo, immagine, adesso perdonami Enrico, ma un po' del visionario che molti giornali hanno provato a dare quando è venuta fuori la questione di questa lettera anonima, eccetera. Mi convince molto mi convincono molto le basi su cui fonda la sua indagine e le sue ipotesi, e quindi lui mi racconta e io provo a buttare giù, ma nello stesso momento mi comincio a cercare anch'io a scavare, no? E nasce questa idea perché poi da un lato c'è la sua indagine, ma dall'altro lato c'era il bisogno di fare un riassunto, una sintesi, di inquadrarla Se tu storicamente. hai scritto saggio, ma non è un No, saggio. questo è un mio problema, non riesco mai a stare nei quadretti, nelle Ecco. definizioni. Non è un saggio, è un saggio raccontato, nel senso che è un saggio che però nello stesso momento racconta i fatti dettagliatamente, ma Sì, accanto alla vicenda della lettera in anonima, forma adesso narrativa. andiamo a vedere in forma narrativa, c'è C'è un un parallelismo con questo escamotage narrativo. Lui interessante. utilizza sono gli unici personaggi immaginari di tutto il libro, un professore, Membro esterno membro durante la esterno maturità. durante la maturità, è un candidato, un ragazzo di 18 anni, Che che porta come porta tesina. come tesina di storia la Fair Moro. E tra i due nasce Sintonia. questa sintonia, e c'è anche una metafora di fondo, no? Che poi quella che io mi sono chiesto, una domanda che mi sono posto appena finito il libro. I colleghi, mentre assistono a questa interrogazione, insomma, non nascondono una certa noia. Cioè, la vicenda Moro, ogni tanto, io stesso devo dire, quando ho letto al suo tempo la cosa, ma ho detto, ma magari, no, pazzo no, magari, ma qui su Moro si è scritto di tutto, di più, dico, si è fatto un sacco Sono di diversi dietrologia, cioè, se l'ho ruoli, detto, cose, no, eccetera. Per tanto che a un certo questo ho punto fatto la dice, premessa, direi, no, dice, sottolineerei questo, a un certo punto. che la vicenda Moro, ma più in generale la storia, cioè la storia a scuola la svangano, la passano come una roba noiosa. Il ragazzo che ha 5 di storia normalmente viene redarguito dicendo: ma storia non bisogna capirla, basta studiarla. Non è così, la storia va capita a fondo perché, come diceva giustamente Enrico, e come dicevi anche tu, di fatto, la storia è poi quella che serve per comprendere meglio il presente. C'è un filosofo spagnolo che dice: studiate la storia e riuscirete a capire la fenomenologia, per esempio, con cui si sviluppa pian piano una dittatura. Non studiate la storia e non ve ne accorgete. Ci sono certi copioni che vengono ripercorsi, no? E rispettati adeguatamente, no? Precisamente. Rispetto a Moro, io faccio solo questo esempio, finito il libro, il primo editore contattato era quello che mi sembrava più adatto per una, diciamo, per una critica al sistema, più libero, che era l'editore Chiare Lettere. La risposta è stata: no, ma che noia, di Moro abbiamo già parlato fin troppo. Come se la cosa fosse chiusa, di fatto è talmente aperta, non solo perché ci sono tantissimi Risvolti dubbi, penali, ma esatto. Ma soprattutto poi è per aperta il perché, significato politico perché storico. questo signore si è messo di traverso, Eh Moro sì. si è messo di traverso rispetto a un processo che portava, che avrebbe portato a oggi. Questa lettera viene assegnata a un collega che collabora con me, un mio collaboratore, io non ne so nulla, lui viene
trasferito e di questa cosa non ha fatto ancora nulla, allora decide, insomma, fa le pulizie che si fanno sulla schiena e dice: guardi, c'è questa cosa, non ho fatto nulla, insomma. È una lettera che è stata inviata alla stampa. Una lettera, ecco, che è stata... E consegnata alla questura il 24 novembre bravissimo. 2009. Quindi... Questa è una premessa, bisogna dire questa cosa. Ecco, la lettera è stata inviata da un anonimo per posta al quotidiano La Stampa, perciò non alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria, come molte lettere anonime perché sono delatorie nei confronti di qualcuno. No, la lettera viene mandata agli a un organo di stampa. Questo perché? Perché l'anonimo cosa scrive nella lettera? Alla fine dice: io non credo che voi giornalisti non sappiate come siano veramente andate le cose, però nel caso io vi dico quello che c'è scritto, no? Vi dico queste cose che io ho rappresentato. E la manda perciò alla stampa. Quelli alla stampa cosa fa? Chiamano la squadra mobile, non so per quale motivo. Perciò la lettera a quel punto viene acquisita ufficialmente da un ispettore della squadra mobile. Dopodiché, vista la materia della lettera, viene trasmessa all'ufficio competente, che era quello dove io prestavo servizio. Chi scrive dice: io sono... Ecco, io poi arrivo che c'è un passaggio molto preciso, no? C'è un passaggio molto preciso nella lettera, perché colui che scrive dice: la mattina del 16 marzo ero in via Fani a bordo di una moto, cosa provata che esiste, sta agli atti processuali, era a bordo della moto assieme ad un'altra persona e agli ordini, e quello eravamo, ecco, qui ci sono due aspetti, eravamo alle dipendenze del colonnello Guglielmi. Colonnello Guglielmi chi è? Che sta agli atti? Era un ufficiale dei carabinieri in servizio al SISMI, cioè servizio militare, nonché istruttore militare di Gladio, perché la settima divisione, sezione del SISMI, si occupava della gestione logistica della Gladio. La Gladio era una struttura segreta paramilitare che viene resa nota al paese 11 anni dopo il sequestro Moro, cioè l'omicidio Moro, perché è incredibile, perché nel covo di Milano, in via Montenevoso, dove i carabinieri entrano nel fine 78, i carabinieri generali della chiesa entrano fine 78 e arrestano i brigatisti che stanno trascrivendo il memoriale. Quello che dico è tutto agli atti riscontrabile, dico solo cose riscontrabili. Vengono arrestati mentre stanno trascrivendo la copia del memoriale di Moro, il famoso memoriale che lui scrive mentre è carcerato. Dopodiché c'è una lunga vicenda sul memoriale, perché non vengono avvisati i magistrati, una parte del memoriale incredibilmente sparisce, ma questo quando ci se ne accorge? 11 anni dopo. Perché? Perché l'appartamento viene disequestrato e venduto a un privato, i muratori mentre fanno la ristrutturazione rompono il pannello sotto la finestra, un pannello in cartongesso, e cosa trovano? Trovano un'altra copia del memoriale, 80 milioni di lire, infatti i brigatisti avevano denunciato i carabinieri dicendo che avevano rubato gli 80 milioni, perché nei verbali di sequestro gli 80 milioni non c'erano. Perciò trovano delle armi, una seconda copia del memoriale, perché l'originale del memoriale Moro non è mai stato trovato. L'originale scritto da Moro non è mai stato trovato. E i brigatisti non dicono, lo stesso i brigatisti chiesa, non dicono che fine abbia fatto. Dalla chiesa dice: quello che avete in mano non è quello che di fatto era l'originale. No? Lì c'è un problema anche legato a un suo perciò ecco, per dire. Mi ricollego a Gladio, cioè Gladio viene alla luce, Gladio viene resa nota all'Italia dal presidente Andreotti, perché la seconda copia del memoriale, in questo caso i magistrati arrivano, perciò la notizia viene divulgata, presenta una parte che nella prima copia era sparita, e la parte che manca di cosa parla? Parla di Gladio, dell'Italcasse, cioè di una parte di storia del paese che era un po' imbarazzante prendere
questo vediamo pubblica più nel 78. Ecco. Altre anomalie di Via Fani, per il bar Olivetti. Sì, è un complesso di cose intrecciatissimo, quindi in realtà... Tu lo racconti attraverso questo dialogo tra l'insegnante e il candidato. Sì, perché non si capisce perché, come facciano questi a nascondersi. Allora, cosa succede? Che durante l'agguato escono di colpo allo scoperto un numero non così chiaro di brigatisti sul lato sinistro delle auto e fanno fuoco, e anche lì c'è il problema di un fuoco incrociato spaventoso che uccide puntualmente tutti gli agenti all'interno della macchina, ma non scalfisce, non fa nemmeno un graffio al domo. Sì, tra l'altro risaputo abbastanza il fatto che questi, cioè che i brigatisti non fossero certo chissà che come si può dire, che chi era, no? Ma l'azione militare non poteva essere compatibile era con militare. La perfezione, esatto, del. Cioè non è compatibile con il livello. Poi ci sono altre cose, c'è la zona intera, di questa cosa sul libro non la scrivo, ma l'intera zona durante l'agguato Moro in cui di colpo non funzionano tutti i telefoni, all'epoca non c'erano i cellulari, c'era il telefono fisso, non funzionano più, quindi chiunque si fosse affacciato, e credo che una cosa del genere abbia senz'altro attirato l'attenzione, no? E avesse voluto provare a telefonare, si è trovato il telefono staccato. E tra le anomalie è molto interessante la vicenda relativa al tamponamento, perché l'auto in cui si trovava Moro, a un certo punto, arrivato in cima a Via Fani, la strada in salita, di colpo si trova una macchina davanti, che era quella dei brigatisti, che con inchioda, corpo diplomatico. Esatto, che inchioda, e secondo la vulgata ufficiale la macchina di Moro va a sbattere, e mentre sono storditi per questo tipo di tamponamento escono i brigatisti e li fanno fuori tutti. C'è da chiedersi intanto come mai una macchina che tutti i giorni, secondo appunto quello che ci hanno tramandato, faceva esattamente sempre la stessa strada, perché Moro veniva preso da casa, andava a messa tutte le mattine, poi si recava, no? Ecco, c'è da chiedersi perché, sapendo benissimo qual è questa strada e come è fatta, questa macchina non si aspettasse che quella davanti si fermasse a uno stop. È evidente che il fatto che si siano inchiodati, ma la cosa film la risolve nel film di qualche anno fa con Volontè, la risolvono con gli stop rotti, resta rotti, il fatto che tu sai che c'è lo stop innescati, però cosa succede? Scusa, dico solo cosa succede, che io l'ho trovato molto interessante questo fatto. Quando nel 2005 mi sembra, a parte che non c'è una sola foto che della scena, non c'è una sola foto che dimostra che ci sia stato questo tamponamento, perché le foto sono state tutte prese adeguatamente da dietro, che sembra che le due macchine fossero una contro l'altra, ma di fatto non c'è mai stato, o comunque non c'è la foto. La cosa interessante è che, secondo me insomma, che un regista, il regista della Piazza delle Cinque Lune, mi sembra si chiami, che nel 2005 decide di fare un film su questa questione, e mette in scena la faccenda, chiama questi stuntman che devono ricostruire questo tamponamento. Quando parte, no, Chuck si gira, questi a un certo punto si fermano e dicono al regista: no, guardi, no, cioè così non funziona, cioè ci avrebbero fatti fuori tutti. E lui non capisce, sto Martinelli dice, ma cioè in che senso? Cioè, e questi gli spiegano, così non poteva andare. Non era compatibile con un'azione. Esatto. Ormai... Al che cosa fanno? Lui cerca di capire allora quale potrebbe essere una versione alternativa. Loro gliela costruiscono da esperti, perché poi noi non ne capiamo niente di queste cose, ma questi che fanno sto lavoro dicono, secondo me invece potrebbe essere andata così, così e cos'ha. Mettono in scena quindi la versione alternativa, e quando il film esce e questo regista una mattina si reca lascia la casa sua e si reca a ricevere non so che premio, torna, si trova la casa svaligiata, tutto sotto sopra eccetera, suona il telefono, è una scena veramente da film, suona il telefono, lui tira su la cornetta e dall'altra parte c'è Licio Gelli della loggia P2, e questo sta agli atti della commissione ancora in corso, il quale gli dice: toglimi una curiosità, ma come hai fatto tu a capire come sono effettivamente andate le cose? Questo io l'ho trovato sconvolgente. In questa lettera lui cosa dice? Questo estensore anonimo dice: io sto per morire di cancro. Quindi ho dato
però io ho una questione di coscienza rispetto ai miei figli, voglio che la verità in qualche modo venga fuori. Io senza che i figli sappiano chi sono stato io, eccetera, ho dato disposizioni affinché, mi sembra 6 mesi dopo la mia morte, questa lettera venga recapitata ai giornalisti, a voi, perché lui si rivolge ai giornalisti. E dice, quindi io quando riceverete questa lettera sarò già morto, però di fatto vi indico l'altro che era con me. Io non lo conosco direttamente, ma se volete rivolgetevi a questa signora, no? Che secondo me è la moglie di questo qui. E quindi inizia questo discorso da parte sua di andare a cercare questa donna e cercare poi di risalire a quest'uomo. Indica un negozio dove comunque poi arrivo a identificare questo soggetto, non mi vengono dati gli strumenti investigativi che di prassi si attuano, vabbè, con un escamotage, diciamo, perché lui detiene 2 armi, decido di andargli a fare un controllo amministrativo sulle armi che è in casa per avere almeno la possibilità di vederci, no? di capire. Lui non c'è più, non è più residente lì, perché si è trasferito a Firenze con un'altra donna. Comunque vado a casa sua, sintetizzo, a un certo punto passo dal controllo amministrativo, diventa una perquisizione alla ricerca di per l'articolo 41 del testo unico, alla ricerca di armi e in cantina, questo signore in cantina, in mezzo a una montagna di cose disordinate, c'è una scatola con una delle 2 pistole legalmente detenute, però sopra la scatola della pistola c'è la copia della Repubblica del 16 di marzo. Con scritto è stato rapito Moro. L'edizione della Repubblica che... Allora a quel punto posso credere la casualità. Quanti di voi hanno la copia del 16 di marzo in cantina? Collegato ad una lettera anonima che attraverso un percorso investigativo complicato mi porta a casa di una persona che in cantina ha la copia. Aggiungo un'altra cosa: nello studio sopra aveva copie di altri giornali che parlavano di operazioni militari, anche della guerra in Iraq, ma sotto c'era solo quella. Chi poteva esserci quel giorno in via Fani? La situazione, secondo me, è il risultato di una comunione di intenti. Sui libri di scuola noi leggiamo la strategia della tensione, il bisogno di spostare l'Italia più verso destra e un Moro che invece cercava il compromesso storico e quindi un aggancio col Partito Comunista dava fastidio alla DC, dava fastidio all'America, che si serviva della DC di fatto per mantenere il paese sufficientemente lontano dai comunisti, e in cambio il famoso piano Marshall, quindi è una questione di soldi, finanziamenti, non è solo una cosa ideologica. Dà fastidio alla Chiesa in un periodo in cui l'Italia si stava pericolosamente, ricordiamo il terremoto del 15 maggio del 75, cioè queste elezioni che avevano portato una vittoria incredibile del Partito Comunista. E qui mi spiace, ma c'è un punto inquietante nel libro in cui viene fuori quello che non si dice mai, e cioè che le Brigate Rosse nascono praticamente in una parrocchia, nei locali della diocesi di Chiavari. C'è un collegamento tra parecchi brigatisti e la Chiesa. C'è l'Abbé Pierre, di cui forse avete sentito in passato, che è quasi in odore di santità e che di fatto ne ha salvati parecchi, infilandoli dentro le missioni in Africa per poi appunto farli finire in Nicaragua o nei paesi comunque di fatto che non concedono l'estradizione all'Italia e quindi non possono restituire personaggi che possono essere, no? Arriviamo, tra le suggestioni c'è quella ad esempio che Aldo Moro fosse stato rapito prima e che Via Fani sia una messa in scena. Questa ipotesi? No, assolutamente. Allora, ne hanno dette di tutti i colori. C'è in effetti un problema. Problema è questo. Moro non spende una sola parola nei suoi memoriali in favore della sua scorta. La sua scorta era molto vicina a lui, il capo della scorta era amico di Moro. È strano che non ci sia
in nessun modo un accenno, un riferimento della serie mi spiace, cioè, le famiglie. Ecco, questa cosa o è stata tagliata, ma altrimenti ha dato luogo a tutta una serie di ipotesi circa il fatto che Moro in realtà sia stato prelevato precedentemente, non abbia, che tra l'altro spiegherebbe anche il motivo per cui Moro è l'unico che si salva e tutti gli altri muoiono, probabilmente. Quindi, non c'era, cioè, ecco, no? Perciò il colonnello c'era, la moto c'era. Quindi c'è una moto, c'è un colonnello del sismi. Quali altri anomalie ci sono in via Fanni? E no, c'è questo poi nella lettera. L'anonimo cosa fa? Due cose mai fatte in 35 anni di attività investigativa sulla questione di via Fanni. Lui fa, uno, il collegamento tra i due della moto e Guglielmo. I due della moto, ci sono i testimoni, cioè tutto, si può andare a vedere gli atti processuali. Sono passati, se c'è la sentenza, condannati per concorso. I due della moto sono stati condannati senza essere identificati, i brigatisti, per concorso in tentato omicidio di un testimone, perché uno dei due della moto spara un testimone. Perciò la moto c'era e i due sulla moto c'erano. Gli stessi brigati rossi dicono: ma le BR, io, noi non avevamo uomini in moto, non usavamo. Aggiungo io, non hanno mai usato moto e soprattutto non si travisavano il volto, perché uno dei due della moto aveva il viso, il volto travisato. I brigatisti, per logica guerrigliera marxista rivoluzionaria, non si coprivano il volto, cioè il brigatista non si copre il volto. Questo forse è l'unico libro che è stato scritto sulla vicenda che è un libro incazzato.